Il 9 marzo del 1913 Giovanni Arcangeli scriveva: Nel giardino botanico di Pisa sussiste tuttora, presso l'ingresso del via Solferino, un annoso esemplare di Platanus orientalis, l'unico superstite dei due che furono colà piantati nel 1808, essendo l'altro stato sacrificato all'ingrandimento del museo zoologico. Nella pubblicazione La festa degli alberi e gli orti botanici in Italia del 1900, Arcangeli continua lamentando la mancanza di sensibilità nei confronti degli alberi da parte degli enti pubblici e la scarsa attenzione per la botanica. Essendo che l'orto botanico, avendo perduto più di 2000 metri quadri per le costruzioni effettuate, era ben giusto venisse compensato delle perdite subite, ed in ciò si prestava benissimo la posizione del terreno del Gratta, giacché, essendo esso fiancheggiato da pubbliche strade, veniva a dare così all'orto botanico confini netti e difficilmente alterabili. Nei primi anni del Novecento, Giovanni Arcangeli riuscì ad acquistare dalla famiglia del Gratta 4.000 metri quadri di terreno, che corrispondono alla parte più settentrionale del giardino. Così venne compensata la perdita di terreno sul confine meridionale, dove era stato costruito il Museo di Scienze Naturali. Giovanni Arcangeli diresse l'orto e il Museo Botanico di Pisa dal 1881 al 1915. Fu determinato e combattivo, non solo nella ricerca scientifica, ma anche nella gestione dell'orto. Il clima della Belle Époque, che coincise completamente con gli anni della sua direzione, regalava anche all'orto universitario un vento di prosperità. Riuscì infatti a realizzare vari progetti, primo fra tutti la costruzione del grande palazzo all'interno delle mura del giardino botanico. Il palazzo, costruito in stile neoclassico con pavimenti alla veneziana, doveva accogliere i laboratori di ricerca, le sale per gli erbari e la dimora del direttore in sostituzione dei precedenti locali a cui si accedeva direttamente da via Santa Maria. Arcangeli fu un abile divulgatore, riuscendo a raggiungere un pubblico vasto anche al di fuori dell'ambiente accademico. Preparati i buoni disegni delle specie più comuni e più pericolose, li feci riprodurre a colori in una tavola in cromolitografia. L'intenzione era quella di stimolare l'attività di riconoscimento dei funghi fin dalle scuole elementari, ponendo l'attenzione sul rischio di avvelenamento. La bietola marina, descritta da Linneo nel 1763, fu una delle numerosissime specie che Arcangeli ricombinò come sottospecie. Fu primo in Italia a introdurre questa innovazione nomenclaturale, nella sua pubblicazione più importante dal titolo Compendio della flora italiana. Grazie al suo formato non troppo ingombrante, il volume divenne utile anche come flora da escursione, la prima di questo genere in Italia. Il suo erbario personale è conservato nel Museo Botanico di Pisa,
testimonianza anche delle relazioni con numerosi botanici di tutto il mondo suoi contemporanei. Giovanni Arcangeli fu botanico di spicco dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento. Presidente della Società Botanica Italiana dal 1891 al 1896 e presidente della Società Toscana di Scienze Naturali dal 1904 al 1921. Si prodigò molto per la diffusione della cultura botanica, materia che insegnò per quasi 50 anni e che studiò con grande dedizione, occupandosi dei più disparati argomenti.